Nel 1958 Orson Welles gira L'infernale Quinlan, titolo inglese Touch of Evil, vabbè, in italiano L'infernale Quinlan. Narra le vicende di un poliziotto americano, interpretato dallo stesso Welles, che deve scoprire ovviamente un delitto, la famosa bomba che scoppia con il piano sequenza di cui ora vi parlerò. E Vargas, interpretato da Charlton Heston, è un poliziotto messicano, perché questo film si svolge al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Cosa succede? È un film che poi alla fine mette in luce i modi poco ortodossi di Welles per scoprire un delitto. Lui lo scopre già all'inizio, dice questo è l'assassino, cioè è un tipo infernale, proprio per l'infernale nel titolo italiano lo chiamano infernale perché non si fa scrupoli, è corrotto e difatti alla fine muore per giustizia fatta, però aveva già scoperto l'assassino. Va bene, io non vi voglio parlare tanto della trama, ma del piano sequenza che è stato definito il più bello della storia. Dura 3 minuti e 10. Qui è proprio all'inizio del film, infatti ci sono i titoli. Questo piano sequenza è un piano sequenza fatto non in una stanza ma in una ricostruzione della Universal negli studi all'aperto, quindi vedete un carrello, un dolly che si muove e questo piano sequenza che segue prima questa macchina che poi esploderà, poi Charlton Heston, poi riprende questa, è un meccanismo incredibile, una narrazione e una messa in scena magistrale che solo Welles fa. Io ve lo voglio dedicare perché è veramente qualcosa di particolare. Eccolo qua. You folks are American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Yeah, your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, what? We hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I've got this... You're American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this ticking noise in my head.
Do you realize this is the very first time we've been together in my country? Cioè, alla fine, questo è, è il nuovo traguardo dell'estetica. Da Garrett, quando la inventò praticamente agli albori degli anni 70, cioè che c'era praticamente tutta una serie di bracci, riduzioni attaccate al corpo dell'operatore, ora abbiamo qualcosa di molto meglio. Come vedete, c'è un sistema anche che segue la macchina e questo si può regolare. Allora, questa è la Smart Cam. Praticamente è un dispositivo di stabilizzazione, come si chiamano oggi, non si chiamano più steti, ma dispositivi di stabilizzazione, che agisce in maniera elettronica. C'è una scheda elettronica, che si chyama AlexMOS, che è la migliore che c'è nel mondo, dove gli assi sono rispettati tutti, i tre assi praticamente, questa si muove sui tre assi, quindi avete la disponibilità dell'orizzonte, del pan, del tilt e tutto. Dunque, questa Smart Cam è stata, diciamo, per quello che ci riguarda in Toscana, non voglio dire scoperta, ma sviluppata dalla Drone Lab. E questa azienda nuova, ma non nuova, perché alla fine Antonio Conti, il suo creatore, ha fatto e ha seguito tutto lo sviluppo elettronico partendo dalle prime diciamo cose primordiali, i primi circuiti che hanno in qualche modo fatto da spartiacque per arrivare a questi risultati. Parallelamente nel mondo, ovviamente, grandi aziende le hanno ricreate, le hanno sviluppate e le hanno fatte in maniera anche industriale. Però questa azienda fiorentina capitanata da Antonio Conti è, secondo me, la migliore, una delle migliori in campo internazionale. Prima di tutto perché te la costruisce secondo delle tue esigenze. Sono fatte tutte in carbonio. Utilizzano una tecnologia che, come ripeto, è stata sviluppata fin dagli inizi. Questa azienda non è che si è improvvisata a un certo punto, ha trovato e era già nel settore aeromodellistico, perché poi viene da lì, è partita dai droni, perché questo è partito dal drone, dal sistema di stabilizzazione del drone. A un certo punto sia Antonio che altri nel mondo hanno pensato: ma perché non utilizzare questa tecnologia anche per fare delle riprese video del tutto stabilizzate? E questo è, e quindi la storia si è evoluta fino a giorni d'oggi, anche se è abbastanza giovane, insomma si sta parlando di forse 3, 4, 5 anni, e fino ad oggi siamo riusciti ad arrivare ad una popò di stabilizzazione del genere. Questa è la nuova frontiera della stabilizzazione. Drone Labs IT.